Presidente, qui è tutto pronto, l'albero, tra poco lo ritroveremo in piazza. Certamente, anche quest'anno siamo stati bravi, più che bravi noi è stata brava la città, che ha il nostro annuncio naturalmente. Qui abbiamo una famiglia Cicciarelli, che ha messo a disposizione un albero, io dico bellissimo, poi lo vedremo in piazza, perché l'effetto naturalmente in piazza, in un ambiente completamente diverso, però diciamo che ha donato l'albero, perciò è importante, perché questa città merita un albero bello, io penso che l'abbiamo trovato. E l'inaugurazione poi quando avverrà? Beh, l'inaugurazione sarà domenica 27, naturalmente alle 17.30, poi naturalmente con l'inaugurazione, oltre all'accensione dell'albero, ci sarà tante attività che sveleremo nella prossima conferenza stampa. Che effetto vi fa vedere rimuovere questo abete e poi perché lo avete donato alla città? Beh, l'effetto è straordinario, si può dire, perché insomma questo albero è stato piantato da mio padre negli anni 70, e erano alberi che la Forestale regalava se ne facevi richiesta, e quindi era un albero piccolissimo come ero piccolo io. Poi con il tempo è cresciuto, forse adesso è cresciuto un po' troppo. Quanto è alto? È alto circa 20 metri e le radici stanno smuovendo tutto il terreno, cominciano a dare dei problemi. E al che ho chiamato il mio giardiniere di fiducia chiedendo come si poteva fare, perché essendo diventato troppo invasivo questo albero, dico qui bisogna che lo leviamo, poi pianteremo altre cose, e lui mi ha fatto una proposta interessante, in quanto che dice: guarda, se lo doni al comune di Fano e noi ci facciamo l'albero di Natale, è una cosa bella per tutti e così non va perduto, diciamo, via, farà la sua figura. E l'idea ci è piaciuta, a mio fratello un po' meno, perché lui è un naturalista e sfegatato, e niente, così abbiamo deciso di fare questa cosa. Una piccola curiosità: come risistemerete poi il giardino? Purtroppo si tratta di piante tutte messe in un periodo che era facile averle, ma forse non c'era tanta cognizione di quanto sarebbero potute crescere. Detto ciò, e con le problematiche che avrebbero poi apportato negli anni, quindi abbiamo rideciso di, a malincuore, perché un po' fa male, io ho il batticuore, non so, adesso si vede che sono agitata, perché comunque è un pezzetto della nostra famiglia, assolutamente, però di cuore promettiamo che per un albero ne saranno messi altrettanti, e quelli che già ci sono cresceranno molto molto bene con noi, perché noi amiamo la natura, le piante, i fiori, e ci spendiamo tantissimo tempo e anche un po' di denaro. Quindi adesso ben venga questo intervento, di tutta questa macchina che si è messa in moto, perché comunque sarà un albero condiviso per le feste, che porti bene, magari, speriamo, a tutti quanti, e ce lo godremo così, filmeremo, faremo, rimarrà nei nostri ricordi.